e confermato. Il prossimo 1° marzo sarà sciopero generale dei trasporti in tutta Italia per 4 ore e in tutti i settori: aereo, ferroviario, marittimo, bus e metro, viabilità, merci e porti. A ribadirlo è la Federazione Trasporti della CISL insieme agli altri sindacati del settore. Una battaglia non ideologica, qualcuno direbbe tecnica, ma che denuncia le fragilità di un sistema dei trasporti che non è e che non riesce a fare sistema. Una partita peraltro che non si inserisce tra le priorità del governo. Abbiamo un problema che i provvedimenti che sono stati messi in campo nel decreto cosiddetto Cresci Italia, a nostro modo di vedere, aumentano molto le problematiche già in essere anziché risolverle. La risposta della politica è per i sindacati inadeguata, mentre i problemi, troppi e troppo urgenti, rimangono tutti sul tavolo. In primis la questione Tirrenia, con le azioni pendenti dell'antitrust europeo sulla privatizzazione, gli 800 lavoratori dei treni del servizio notturno licenziati dall'11 dicembre scorso, il trasporto pubblico locale, che nel momento di maggiore richiesta, causa crisi economica e caro carburante, presenta le aziende nelle peggiori condizioni. Nella piattaforma c'è spazio per la questione portualità e per l'emergenza continua nel trasporto aereo. Queste ed altre ancora le criticità del sistema nell'indifferenza di una politica che secondo i sindacati sta vendendo all'opinione pubblica una grande riforma di liberalizzazioni che però nel concreto non porteranno né all'abbassamento dei prezzi né all'aumento della qualità dei servizi. Una richiesta di confronto e di responsabilità, quella che i sindacati inviano all'indirizzo del governo. Riteniamo intollerabile questa non risposta alle ripetute richieste di apertura di un confronto per discutere nel merito delle questioni.